Ciao ragazzi, oggi sono qui per parlarvi del 26esimo ed ultimo episodio di Demon Slayer ed in più abbiamo delle notizie riguardo il futuro della serie, che sicuramente molti di voi già sapranno. Prezzare da cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video e lasciare un like. Detto ciò, possiamo iniziare. Allora, secondo me i punti fondamentali di quest'ultimo episodio sono solamente tre, anche perché effettivamente non è che ci abbia raccontato chissà quanto. Il primo è sicuramente l'aspetto grafico. Infatti le animazioni e la regia di quest'ultimo episodio sono stati di livello altissimo, nonostante non ci siano stati dei veri e propri scontri. Il secondo punto ovviamente è l'annuncio del film che proseguirà la storia. Sinceramente mi aspettavo tantissimo l'annuncio al termine dell'episodio, però pensavo di più si trattasse di una seconda stagione anziché di un film. Però meglio di niente ovviamente. Anzi, considerando che si tratterà di un film, dovremmo aspettarci un lavoro ancora più elevato rispetto a quello della serie, che già è tanta roba. Il terzo punto è stato invece quello dell'apparizione di questa bellissima ragazza che improvvisamente, quando ha aperto bocca, abbiamo scoperto che non era una ragazza ed io, ecco, sono rimasto un pochettino scioccato. Alla fine, infatti, si trattava del cattivone finale, quello che somiglia a Michael Jackson, il cui vero nome è Muzan. E niente, ho riso un po'. Comunque, alla fine, a parte gli scherzi, non è che ci sia da dire molto altro riguardo quest'ultimo episodio, che purtroppo di finale ha ben poco, e in effetti la verità è che comunque ci ha lasciato sicuramente un po' a tutti un po' di amaro in bocca. E mi dovrei correggere dicendo non poco, perché effettivamente è un finale che non ha niente proprio di finale. Anzi, sembra proprio la fine di un episodio qualunque, la fine di una saga per prepararsi a quella successiva. Ed infatti, appunto, avremo il film che continuerà la storia all'interno di questo fantomatico treno. Non abbiamo visto nessuno scontro, solamente i saluti dei protagonisti prima di avventurarsi verso la prossima saga. E quella parte iniziale è una regia delle animazioni pazzesche in cui vediamo le lune calanti che vengono sterminate dal nostro Muzan. In realtà comunque mi aspettavo che questo episodio ci mostrasse ben poco, perché basta considerare la piega che avevano preso gli ultimi episodi ed effettivamente era difficile regalarci chissà cosa per quest'ultimo. Però dobbiamo dire che nonostante non ci sia stato nulla di particolare, ripeto, le animazioni e la regia sono state qualcosa di meraviglioso. Tutto l'episodio era praticamente a livello del famoso episodio 19, quello che tutti amiamo. Anzi, in questo caso la regia, i movimenti di camera, la dinamica è stata veramente sensazionale, soprattutto nelle scene del labirinto. Escluso però l'utilizzo della CGI, che purtroppo non sempre è il massimo. Dovete sapere che io odio la cazzo di CGI. Per quanto riguarda invece il film, purtroppo ora non sappiamo una data. Come avete visto, alla fine dell'episodio c'è stata quella scena, senza dirci però effettivamente quando uscirà questo film. E conoscendo lo studio Ufotable, sicuramente non arriverà presto, quindi dobbiamo metterci un po' l'anima in pace ed aspettare. Detto ciò, ragazzi, farei sapere un po' voi cosa ne pensate di questo episodio di Demon Slayer, cosa vi aspettate dal futuro della serie, da questo incredibile film. Comunque, in generale, possiamo dire che Demon Slayer sia stata una serie veramente di ottimo livello, un battle shonen sì di stampo classico, ma con un apparato tecnico che è veramente stato meraviglioso. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi a Instagram e ci vediamo nel prossimo video.